sostanzialmente il crowdfunding è il modo, diciamo, è il nome che abbiamo dato al modo che si è dato alla rete per raccogliere fondi online. Ovvero, dico io, è il modo che il social networking, è la sovrastruttura economica del social networking. Cioè, in pratica, attraverso queste piattaforme di crowdfunding è possibile per chiunque proporre dei progetti, delle idee, fare delle campagne di raccolta fondi, fare delle start-up di prodotto, di servizio, proporre alla propria community un'idea o un coinvolgimento di tipo economico, raccontare questo progetto attraverso dei video, dei testi, delle foto, attraverso la condivisione sui social network e coinvolgere quindi la propria community, le persone che inizialmente ci sono vicine, ma poi man mano magari anche estendendo, anzi nella speranza di poter estendere col proprio messaggio, con la propria idea e col proprio progetto questa cosa, fino ad arrivare a raccogliere i fondi per poter realizzare ciò che si ha in testa. Quindi di fatto il crowdfunding può essere interpretato come il modo che si è dato la rete per raccontare un'idea, raccogliere i fondi online e realizzarla realmente. Ed è una cosa che, se ci pensiamo, comunque appunto non è una cosa di per sé innovativa. Quello che è forse nuovo ed evolutivo è il modo con cui viene fatto. Cioè, mentre prima noi sostanzialmente per fare una cosa del genere o utilizzavamo dei bandi pubblici o andavamo in banca oppure parlavamo a una stretta cerchia di amici e parenti, oggi con la rete possiamo farlo parlando a persone che magari hanno una passione simile alla nostra ma stanno dall'altra parte del mondo. Quindi in qualche modo, e qui il crowdfunding sì è un'evoluzione e anche in parte un'innovazione, il nostro progetto può essere visto, può emozionare e può essere anche finanziato e sostenuto anche dall'altra parte del mondo da persone che non conosciamo.